Buongiorno a tutti, io sono Riccardo Zago, vi parlo dalla sede maltese di investire.biz. Benvenuti all'aggiornamento di trading con Ichimoku. Andremo ad analizzare qualche strumento e poi nella seconda parte che sarà inviata agli abbonati della mia sessione parleremo di nuovi spunti operativi. La sessione la svolgo settimanalmente il giovedì dalle ore 16 alle ore 17, successivamente alle ore 17:30, 18 viene inviata la registrazione via mail a tutti i partecipanti. Per qualsiasi tipo di informazione, scrivere una mail a info@investire.biz. Qui una sessione di esempio per chi quindi fosse interessato e curioso di capire come operiamo nei mercati. Molto bene, voglio subito cominciare con qualche aggiornamento. Abbiamo già visto qualcosa del genere qualche giorno fa. Venerdì per la precisione, ma ora voglio continuare quindi le mie analisi e partire con alcune gestioni, come ad esempio AUDNZD. AUDNZD siamo in posizione da un po' di tempo, abbiamo raggiunto i target che ci eravamo prefissati, ce ne manca uno però che è in area 1,12 e 60. Detto questo, però, io vado a portare a casa metà della mia posizione e quindi mi vado a portare a casa del profitto assicurato. Eccoci qui. Adesso quindi sono andato a vendere metà delle mie posizioni. Lo stop in profitto lo mantengo sempre qui sotto area 1,0,96 perché a mio avviso questo resta un punto estremamente importante a livello tecnico perché vediamo che c'è un supporto statico ma anche uno dinamico caratterizzato quindi da questa trend line rialzista. Per quanto riguarda Ichimoku invece che cosa possiamo notare? Possiamo notare che anche il grafico 4 ore ci dà la conferma della possibile continuazione del trend rialzista. Ha fatto una breve pausa sotto la Tenkan, ora ci è tornato sopra. In questo momento sta ritestando la Tenkan, ma anche il target posto in area 1,11. Staremo a vedere se da qui scenderà e raggiungerà la Kijun oppure proseguiremo verso il target 1,12,60. Eccolo qui. Proseguiamo perché dobbiamo vedere il DAX, ne abbiamo parlato l'altra volta. Che cosa avevo detto? Beh, facciamo molta attenzione. Sul 4 ore avevamo detto che bisognava fare attenzione perché la nuvola qui non era molto spessa, c'era un incrocio e di conseguenza il prezzo poteva incrociare dal basso verso l'alto la nuvola. Questo infatti è accaduto. Prima c'è stato un forte strappo rialzista, poi un ritracciamento e da qui poi un successivo strappo al rialzo che ha rotto la nuvola. Perché faccio questo aggiornamento però? Beh, per una situazione estremamente interessante. Abbiamo raggiunto la parte alta del canale discendente. Quindi questo è più un aggiornamento tecnico, ma anche di posizione. Prima di passare quindi all'aggiornamento tecnico, che cosa possiamo vedere? Che mentre parlavamo venerdì, nell'aggiornamento eravamo intorno a questa zona qui. Ebbene, guardate, la linea Kikou ha rimbalzato dal prezzo. E poi siamo scesi con forza. Ora la Kikou ha tagliato il prezzo dal basso verso l'alto. Ulteriore avvisaglia della forza rialzista di questo strumento. Passiamo al daily. Che cosa ci dice il daily? Conferma della rottura della Kijun e ora ci troviamo nei pressi del canale discendente, della parte superiore del canale discendente. Quindi ci potrebbe essere un ritracciamento. Ora andiamo a prendere il piano tecnico. E che cosa possiamo vedere? Che quindi le nostre posizioni sono ben messe. Ci troviamo nei pressi del canale appena citato, quindi stop loss della prima posizione in pareggio, proprio qui, e anche tutte queste posizioni le porto lo stop sempre in area 11.920. Bene, una volta fatto questo, visto che abbiamo raggiunto un punto molto importante, da qui potrebbe starci tranquillamente un ritracciamento, che cosa vado a fare? Vado a chiudere parte delle posizioni. Quindi chiudo un 0,5 di questo contratto, poi ho aperto tre mini contratti e vado a chiuderne 1,5 ed infine ne avevo aperti 5 più in basso a 11.916 e vado a chiuderne 2,5. Eccoci qui.
Quindi ora ho portato a casa parte dei profitti, metà delle posizioni, attenderò la rottura di questo livello tecnico con magari un successivo ritracciamento per acquistare bene e portarmi a target in area 12.350 se questo quindi dovesse avvenire. Ma intanto ci siamo già portati a casa parte dei profitti. Bene, per quanto riguarda il DAX. Per quanto riguarda il DAX, abbiamo concluso. Nella parte degli abbonati, nella seconda parte, avevamo parlato di Eurozar ed EuroMXN. Ora andiamo a prendere in primis Eurozar. Cosa avevo detto su questo strumento? Beh, avevo dato un possibile short da 15,50. Poi i miei abbonati possono confermarlo. Short da 15,50. Che cosa avevo detto? Però attenzione, perché guardate qui. Ci trovavamo in una zona molto importante che era questa qui, la zona che andava da 15,47 a 15,42. E infatti ho detto, beh, se non siete riusciti a prendere lo short in area 15,50, come è accaduto a me, potete tranquillamente attendere la rottura di questa zona e posizionarvi, se pensate che sia un punto tecnico interessante, in area 15,45. Andiamo a vedere dov'è il punto di 15,45. Il punto di 15,45 è proprio qui, quindi direi che la zona tecnica che avevamo individuato era sicuramente molto interessante, ha funzionato molto bene da resistenza dopo che quindi il supporto è stato rotto, ora si è trasformato in resistenza e ha funzionato direi anche molto bene. Quindi, se siete in posizione, mantenere il totale delle posizioni, non portare ancora lo stop in pareggio, secondo me si può lasciare sopra il livello di 15,50, almeno per ora. Poi di che cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato di EuroMXN, andiamo a vederlo. Non tutte le posizioni possono andare sempre bene, infatti EuroMXN, che cosa avevo detto? Facciamo molta attenzione, esposizione un po' più bassa perché non abbiamo ancora tutte le avvisaglie da parte del nostro indicatore e di conseguenza potremo intaccare in degli stop. Quindi, come dico sempre, la fretta è una cattiva consigliera e proprio per questo quindi abbiamo preso un piccolo stop. Io personalmente non ho fatto l'operazione, però insomma l'avevamo studiata insieme e eravamo arrivati alla conclusione che si poteva provare con una piccola posizione, un long. Andiamo a vedere il tutto. Modifichiamo i settaggi. Mi trovo molto bene con questi settaggi, non li ho inventati io, ma comunque sono veramente ottimali, sono quelli di 728 e 119. Andiamo a fare uno zoom. E che cosa avevo detto io nello scorso aggiornamento per i miei abbonati? Avevo detto, molta attenzione, qui abbiamo rotto la Kijun, un bello strappo al rialzo, e da qui ci si poteva mettere long. Avevo detto anche che dovevamo fare attenzione perché l'incrocio rialzista non era ancora avvenuto, quindi si poteva rischiare di più. Quindi da qui abbiamo preso un piccolo stop che se comunque è stato preso con delle posizioni, con delle esposizioni, scusate, basse, non è stato nulla di grave. Ora quindi come mi comporterò qui? Attenderò la nuova uscita dalla nuvola con conseguente incrocio, anzi l'incrocio è già avvenuto, quindi uscita dalla nuvola, la kick-out, molta attenzione perché abbiamo già visto che quando si avvicina al prezzo ci può rimbalzare e può rimbalzarci, quindi attenderò anche che la kick-out tagli il prezzo verso l'alto in questa direzione per posizionarmi nuovamente al rialzo. Bene, ho concluso ed ora passo alla seconda parte dove andrò a dare dei nuovi spunti agli abbonati. Con questo io vi auguro una buona giornata e un buon trading a tutti.